azionario asiatico in rialzo con l'indice regionale di riferimento che sale al massimo degli ultimi 4 mesi, sale il prezzo delle materie prime, si indebolisce lo yen giapponese. L'aumento maggiore delle aspettative della produzione industriale cinese asseconda l'ottimismo sulla ripresa economica globale. Sono in collegamento internet con Auckland, Nuova Zelanda, il mio ospite Maurizio Piglia. Ciao Maurizio. Buongiorno a voi. Buonasera a te. Dunque, Maurizio Piglia, responsabile degli investimenti della banca Savings and Investments. Dunque, Maurizio, l'atterraggio duro temuto dagli investitori, come appunto l'arrivo di una seconda recessione, appare sempre meno probabile? Diciamo che quel che abbiamo visto è più o meno il segno del fatto che nell'ultimo mese, mese e mezzo, probabilmente le autorità monetarie ci hanno semplicemente un po' allentato una stretta che avevano dato piuttosto in anticipo per evitare le esplosioni di bolle immobiliari o crescite troppo rapide. Non è nient'altro per il momento, non è l'indicazione di un magnifico e meraviglioso futuro, però è sufficiente per entusiasmare i mercati europei perché è il famoso discorso, le notizie erano talmente brutte che qualsiasi cosa, anche vagamente di significato positivo, è chiaro che dà questo tipo di impronta. Il passo di crescita della Cina al momento è quello giusto? Non troppo forte, non troppo lento? Se come la ricetta dell'arrosto, è troppo cotto e non lo è Nel senso che non abbastanza. ha bisogno di eccessive preoccupazioni, di eccessivi come dire, interventi da parte delle autorità cinesi, sia sull'apprezzamento dello yuan, sia sulle riserve, sia sul mercato immobiliare. L'unica cosa certa è che abbiamo capito perché lo yen giapponese è esploso verso l'alto nelle ultime 2 settimane, perché i cinesi hanno comprato in 4 settimane quello che di solito compravano in 3 anni dal punto di vista degli yen. Hanno fatto due calcoli e hanno scoperto che aggiustato per l'inflazione, quindi calcolando il fatto che lo yen in realtà è in una fase di deflazione, il rendimento del debito giapponese è estremamente basso, quindi si sono trasformati da compratori netti di debito americano a compratori netti di debito giapponese, anche perché dovevano pur diversificare qualcosa, no? E quindi lo yen è esploso verso l'alto. Il mondo sta cercando dei modi per aumentare la sua fiducia, non sono quelli giusti questi? Ma a me pare che ci sia un'enorme quantità di denaro che ha introdotto delle distorsioni che rendono veramente difficile operare sui mercati finanziari, ma veramente difficile. Ci sono cose che, correlazioni e decorrelazioni che sono andate avanti decenni, che improvvisamente non funzionano più. O meglio, tutto si è messo a girare in un verso solo, gira soltanto tutto verso l'alto o tutto verso il basso a seconda di rischio sì, rischio no. Ecco. Vediamo, il grafico che vediamo è la correlazione media a 52 settimane, quindi a un anno, con l'indice azionario americano di cose come la media del rendimento del decennale, la media del rendimento del Treasury, dei 2 anni americano, un indice di commodity, petrolio, oro e il dollar index. Cose, asset che non hanno nessuna, non dovrebbero avere nessuna correlazione perché non hanno flussi di cassa uguali, non hanno valore terminale uguali, alcune sono obbligazioni, quindi dovrebbero avere una controcorrelazione. Vediamo che dal 72 in avanti sono rimaste salvo una decorrelazione marcata all'inizio degli anni 90, comunque sono rimaste a oscillare intorno alla sua loro media di più o meno 10 o meno 10-12%. Improvvisamente, ultimamente sono decollate tutte dalla stessa parte, il che vuol dire che rischio sì, tutto sale, rischio no, tutto scende. Abbastanza difficile, cioè, è una distorsione introdotta da un'enorme quantità di denaro che non sta andando nell'economia reale, sta andando in questo. E questa è l'altra Abbastanza faccia, insensato. della moneta, ora vabbè, esce fuori un gioco di parole, dell'intervento delle banche centrali, cioè del fatto che le banche centrali hanno versato molti soldi nel sistema e questo è il lato oscuro.
Questo è certamente uno dei lati oscuri. Un altro è che stiamo perdendo, secondo me stiamo perdendo abbastanza il senso della realtà, cioè il significato per cui esistono le banche era fornire capitale di rischio, le banche di investimento e capitale invece di debito, ma finalizzato alla crescita, le banche commerciali, finalizzato alla crescita delle imprese alla fine. Delle imprese oppure di debito alle famiglie per l'acquisto appunto di immobili, eccetera. Tutto questo a un certo punto è cambiato, è stato perso di vista l'innovazione finanziaria, le banche improvvisamente sono messe a fare mutui a chi sapevano benissimo non avrebbe potuto ripagarli. Le banche di investimento si sono messe a impacchettarli, a venderle a fondi di pensione norvegesi, islandesi, eccetera. Cosa avesse a che fare con il ruolo per cui sono nate o sono state create le banche, non ce lo chiediamo. Certo che tutto questo creava un'enorme quantità di commissioni, profitti, eccetera, i quali invece di andare a rafforzare il capitale di banche che erano leveraggiate all'epoca 30-40 volte, andava all'80% in bonus assolutamente insensati, piuttosto che banche come Goldman distribuivano l'85% delle revenue in bonus al personale, piuttosto che cose di questo genere. Ecco, notizia di oggi sulla BBC, i bonus nelle istituzioni finanziarie dell'industria inglese sono tornati a livelli del 2007. Cioè noi abbiamo indebitato il contribuente all'inverosimile perché tutto tornasse come prima. Adesso Basilea 3, un altro dei motivi per cui esplode il prezzo dei mercati europei, Basilea 3, perché l'1 e il 2 non hanno funzionato. Allora facciamo anche il 3, che vediamo che sicuramente funziona. Una caratteristica dei politici, persevera sempre nell'errore che prima o poi andrà bene. Basilea 3 ci chiede di chiede alle banche di adeguare il capitale. Tutti entusiasti perché le banche, che tutti hanno nei portafogli, improvvisamente ci chiederanno una marea di soldi a pagamento, perché quelli che gli abbiamo dato come contribuenti non vanno bene, non bastano, una marea di soldi a pagamento per aumentare il capitale, cioè chiunque abbia banche in portafoglio ha delle azioni che valgono il 30% in meno. Basta guardare la Deutsche, chiederà al mercato 10 miliardi di euro, che è un terzo del suo capitale esistente. Ha Dunque, senso? fondamentalmente quello che sta dicendo è chi non produce, chi non crea ricchezza diventa ricco, chi invece produce, dunque sia imprenditori sia lavoratori, invece pagano con i propri soldi. Le due notizie che al momento in cui stiamo parlando io e Maurizio stanno sostenendo il mercato europeo, fra l'altro, che hanno concesso al mercato asiatico di salire, sono appunto l'aumento della produzione industriale cinese e il fatto che la Commissione di Basilea ha stabilito un nuovo capitale, una nuova richiesto fissato, una nuova percentuale per il capitale delle banche all'8% e ha concesso alle banche 8 anni per adeguarsi alle nuove richieste e questo appunto dà una certa tranquillità, consapevolezza, diciamo, al mercato che sta festeggiando. Il mercato è orbo? Non vede bene? Non giudica No, bene? è che il mercato. No, è che sul mercato oramai c'è soltanto un'enorme quantità, ripeto, un'enorme quantità di denaro creata dal nulla che è finita dentro all'eccesso di riserve delle istituzioni finanziarie, le quali non lo prestano all'economia reale perché non si fidano dello stato dell'economia reale, perché non si fidano della capacità di ripagare questo debito, che è stato il motivo per cui per cui le abbiamo dovute togliere. Dal quasi fallimento del 2008. Però avendocelo lì, lo usano in maniera speculativa con il tema del rischio sì e rischio no. Ti ripeto, abbiamo visto prima, salgono obbligazioni, oro, petrolio, facessero il mercato degli unicorni, sale pure quello perché tanto è un mercato che va bene e allora andiamoci dentro. Andiamoci dentro come? Seguendo dei temi e delle direzioni di breve periodo. Ripeto, l'indice azionario americano ha fatto meno 6, più 5,80, meno 4,75, adesso si è ripreso quel 4,75, siamo intorno al più 5 per il mese. Non siamo andati da nessuna Dunque, parte. lo Standard & Poor's è intorno a 1050-1100 ormai da diversi mesi e appunto venerdì ha chiuso a 1109, come vediamo.
E appunto l'euforia per adesso si ferma all'Europa, perché mi pare che i future americani siano a 1109,50, cioè esattamente dove erano chiusi. C'è valore all'interno del mercato, Maurizio, o no? No, perché gli è stato impedito di scoprire i prezzi. Le banche centrali ci hanno impedito di scoprire il prezzo, cioè hanno impedito che tutto quello che sta dentro nella pancia delle banche venisse valorizzato a quello che effettivamente vale. Quindi, avendo impedito la scoperta del prezzo di svariati asset, perché si sono resi conto che era gonfiato il prezzo di tutti gli asset, allora hanno cercato in qualche modo di sostenere tutto. Impedendo di scoprire il prezzo, il mercato non sa più, sta cercando il prezzo di tutto, ma non capisce più il valore di niente. Non è possibile. È stata impedita la scoperta del prezzo. C'è un put universale. Cosa dovevano fare le banche centrali? Eri più contento a Guarda, vedere insolvenze, paesi che appunto diventano insolventi, società che no, falliscono? ti dirò, se comunque sia la loro capacità di ripagarmi il debito, abbiamo già detto tante volte proprio in questo vlog, abbiamo detto il debito, almeno io ho detto, il debito non se ne va, o viene ripagato o viene defaultato, cioè viene tolto dai bilanci. Come cattivo debito, debito che non si vede. A E sono questo punto d'accordo cosa che sia l'idea succede? più saggia anche. L'unica cosa che le banche centrali devono fare è garantire i depositanti. Ma perché garantire anche gli azionisti e il management delle banche? Che significato mai avrà? Visto che ho dovuto immettere enormi quantità di capitale nel capitale delle banche, le banche diventano mie. Gli azionisti precedenti cancellati. Perché? Perché hanno dato in mano il denaro del management inetto e incapace che io caccerò. E ne metterò dell'altro. Questo aveva più senso. Tutto questo che si è creato in realtà non fa nient'altro che perpetuare un progetto folle e suicida di un'oligarchia di banchieri impazziti che perpetua se stessa. Hai detto giusto prima, le aziende, cioè chi produce e chi lavora, si stanno tutte e due impoverendo a favore di una piccola oligarchia improduttiva che ha riuscita a perpetuare questo se stessa comprando i politici e i funzionari dello Stato che avrebbero dovuto agire in altro modo. Come e quando andrà a finire? Non lo so, però ho la sensazione che non andrà a finire tanto bene. Quindi le banche sono più irremovibili dei famosi politici italiani. Ma guarda, ti dirò, a me viene in mente un comico di quando ero ragazzo io, che ho visto io, come tutti quella mia generazione, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia li abbiamo visti tutti. Mi ricordo quando esclamava qui a schifio finisci. Maurizio Piglia, responsabile investimenti della banca Saving and Investments da Auckland, Nuova Zelanda. Buonanotte, Maurizio. Buongiorno.